Buono, tanta no, e penso che la Lazio è la quarta volta, no, che fa un secondo posto nella storia. Noi vogliamo tanto chiuderla così, l'abbiamo fatta e penso che tutti i ragazzi lo meritano per come hanno lavorato durante tutto l'anno e giustamente. Abbiamo perso questo secondo posto, anche penso che 21 cliché, no? Abbiamo fatto tante cose importanti e questo sicuramente anche per il prossimo anno si deve continuare a crescere. Sì, bueno, sulla dedica era per mio amico perché è stata una settimana per noi, per tutti che siamo vicini, per la famiglia di lui. Difficile, e la squadra, come ti ho detto, era un progetto nuovo e su questa cosa c'è bisogno anche di tempo. Però bueno, penso che l'anno scorso abbiamo fatto Europa League, quest'anno Champions. Bueno, quello vuol dire che tutti hanno messo un po' di sacrificio, di mentalità giusta e questo è il secondo posto e per questo, per lavorare, per continuare, come ti ho detto, a crescere e vediamo il prossimo anno che fa la Lazio. Sì, è speciale perché penso che l'ho detto un mese fa che questo secondo posto era non solo per noi, no? E soprattutto era per Radu. Penso che merita finire la carriera così, nella Lazio. Io per esempio sono 7 anni che è stato con lui e lo porterei sempre nel cuore. Per me è un uomo vero, non sto parlando già neanche di calciatore, di calcio, e merita tutto. È un uomo onesto e questo rimane sempre qui. Sì, speriamo. È una settimana dura e bella sul calcio, no? Speriamo domani che si chiude con il mio Cadice e con la salvezza. È difficile che andi a seconda, però bueno, speriamo. Stare lì anche tifando come mercoledì a Gonzalo e a tutto il calcio. Bueno, io penso che l'abbiamo visto quando abbiamo fatto partita con Inter, con Milan, con Juve, no? E questa squadra può fare tutto. Sicuramente ci manca qualcun giocatore in più, no? Perché adesso sarà anche più difficile con la Champions, però penso che la squadra, la mentalità l'ha cambiato e deve essere ancora un po' più continua e deve volere vincere tutto. Non possiamo accontentarnos a volte con 5-6 vittorie, questo deve essere vincere, vincere e vincere, partita a partita, e questa deve essere la mentalità. La più diversa perché ho dovuto cambiare un po' il modo di giocare, però è un po' più di sacrificio, però alla fine quando si vince è tutto divertente.